Io non so veramente più cosa dire, non so più cosa dire, non è possibile. Mi è arrivata una notizia delle 17:47, quindi un'ora fa circa. E l'ultimo aggiornamento delle 18:22, quindi sì, un po' meno di mezz'ora fa. È uscito sulle Messaggero di questa ragazza 18enne. Ragazza 18enne, Roma, una ragazza che è morta per malore improvviso mentre giocava a tennis. Una cosa che non si spiega. Siamo veramente stanchi. Sono stanco anche io di dare queste notizie, non vorrei darle. Non è che non, mi, non voglio, non accetto che mi si dica è normale. Esistevano anche prima, non l'accetto, non l'accetto, non l'accetto, perché ogni mezz'ora queste notizie, non è possibile, cioè, non è possibile, mi avrete girato 100 notizie oggi di malori, ma una bella ragazza di 18 anni, una cosa tristissima. Il messaggero dice: morta all'ospedale Bambin Gesù di Roma, la ragazza che venerdì scorso era stata colta da malore mentre giocava a tennis nel circolo di Viale Europa. La giovane 18 anni si era accasciata durante una partita amatoriale ed era stata soccorsa dal personale del 118. È assurdo. Vi metto il link dell'articolo così potrete voi stessi leggere perché è veramente vergognoso. È una cosa che non si spiega. Non è, non, io vorrei poter passare il mio dubbio a chi di dovere per fargli capire che devono fare qualcosa, devono guardare, devono capire. Cavolo, sta succedendo intorno a noi. Non credo più alla casualità, non credo più alla normalità, non credo più che siano dati normali. Perché non è possibile, tutti i giorni sportivi di 15, 16, 17, 18 anni, cazzo, giovanissimi, per malore, per infarto, un malore non giustificato. Non credo più, non credo più che sia una casualità, è inutile, il dubbio, il mio dubbio ormai si sta dissolvendo in una certezza, cioè non è possibile, non è possibile, cioè, e continuano a far finta di nulla, cazzo, fanno finta di nulla, porca puttana, fanno finto di nulla. Assurdo, amici, assurdo. Condoglianze alla famiglia, 18 anni, cazzo, 18 anni, 18 anni. Mi dispiace, vabbè, mi dispiace. Non accetto più io. Condoglianze alla famiglia. Che situazione. Che situazione di merda, ragazzi. Ciao a tutti.